L'informazione di Spazio Notizie, benvenuti a questo nuovo appuntamento che apriamo subito con la cronaca operazione dei carabinieri in diverse province siciliane e non. Tra i reati contestati, associazione mafiosa e turbativa d'asta, 11 gli arresti. Stamane, nelle province di Trapani, Palermo, Como e Rimini, i militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, congiuntamente ai militari del nucleo investigativo di Palermo e supportati in fase esecutiva da personale dell'arma territorialmente competente, hanno dato esecuzione a un'ordinanza in materia di misure cautelari personali emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di 11 persone, di cui 6 destinatari della custodia cautelare in carcere e 5 della misura degli arresti domiciliari. Tutti indagati a vario titolo, unitamente ad altre 12 persone, destinatari di informazioni di garanzia, in concorso fra loro dei reati di associazione mafiosa, corruzione, turbativa d'asta, trasferimento fraudolento di valori, ricettazione e autoriciclaggio. L'indagine, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Trapani e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha consentito di acquisire gravi indizi circa la convergenza di illeciti interessi di appartenenti alla famiglia mafiosa di Salemi, esponenti di spicco di Cosa Nostra palermitana e imprenditori. Nello specifico, si tratta di attribuzione fittizia a due imprenditori palermitani della titolarità esclusiva di quote di una società di capitali appositamente costituita per eludere l'applicazione della normativa di prevenzione patrimoniale e agevolare l'impiego di denaro provento del delitto di associazione mafiosa nell'acquisizione di numerosi supermercati di una nota società della grande distribuzione italiana nelle province della Sicilia occidentale. Acquisizione però che non si è mai concretizzata per diverse scelte aziendali da parte della società. Tra gli altri reati contestati, la turbativa d'asta della gara indetta dalla società di pubblico servizio che gestisce la rete e l'erogazione dell'energia elettrica sull'isola di Favignana per la realizzazione di 4 linee di distribuzione in media tensione e 2 cabine di trasformazione di media e bassa tensione, in modo da far risultare vincitrice una società di 2 imprenditori mazzaresi. Nel medesimo contesto sono stati acquisiti gravi indizi in ordine al pagamento di somme di denaro da parte di 2 imprenditori per essere incaricati del trasporto del carburante necessario per il funzionamento della centrale termoelettrica di Favignana. Voltiamo pagina, parliamo di sanità. Fondazione Gimbe lancia l'allarme. Dagli ultimi dati si evince che le famiglie siciliane limitano le spese sanitarie e mediche per insufficienza di budget. Necessaria una riforma immediata del sistema pubblico sanitario. In Sicilia la spesa annuale delle famiglie per la salute nel 2022 è pari a 1.219.080 euro, un aumento dunque dell'8,1% rispetto al 2021. La percentuale delle famiglie che ha rinunciato alle prestazioni sanitarie nel 2022 è pari al 7,2%, con un confronto della media italiana pari al 7%. Questo il report della Fondazione Gimbe, che si basa sui dati Istat. Nel 2022 il 16,7% delle famiglie italiane dichiarano di aver limitato la spesa per visite mediche e accertamenti periodici preventivi in quantità e qualità. Se il Nord-Est, il Nord-Ovest e il Centro si trovano sotto la media nazionale, tutto il Mezzogiorno si colloca al di sopra. Di poco le isole con una percentuale del 18,5%, di oltre 10 punti percentuali invece il sud con il 28,7%, in pratica più di una famiglia su quattro. Il 4,2% delle famiglie italiane infatti dichiara di non disporre di soldi in alcuni periodi dell'anno per far fronte a spese relative alle malattie. Sono al di sotto della media nazionale invece il Nord-Est, il Centro e il Nord-Ovest, mentre il Mezzogiorno si colloca al di sopra della media nazionale, rispettivamente le isole al 5,3% e il Sud all'8%, un dato quasi doppio rispetto all'intera media nazionale. L'incidenza della povertà assoluta per le famiglie in Italia, ovvero il rapporto tra le famiglie con spesa sotto la soglia di povertà e il totale delle famiglie residenti, è salita del 7,7% all'8,3%,
ovvero quasi 2,1 milioni di famiglie. Il nord-est ha registrato l'incremento più significativo, passando dal 7,1 al 7,9%, seguito dal sud con un aumento dal 10,5 all'11,2% e dalle isole con un incremento dal 9,2% al 9,8%. Anche se il nord-ovest e il centro hanno registrato un aumento più contenuto pari allo 0,4%, il fenomeno della povertà assoluta è diffuso su tutto il territorio italiano. Parliamo di scuola. Fissato il nuovo calendario per il prossimo anno scolastico. In Sicilia rientro fissato per il 12 settembre. L'anno scolastico 2024-2025 avrà inizio in Sicilia giovedì 12 settembre. Questo quanto si legge in un decreto pubblicato sul sito della Regione, a cui si aggiunge anche la conclusione delle attività scolastiche fissata per il 7 giugno 2025. Nel periodo compreso tra il 9 e il 27 giugno 2025, invece, si potrebbero svolgere le attività extra degli insegnanti e i necessari adempimenti burocratici alla fine dell'anno scolastico. Le festività nazionali, disposte dal Ministero, saranno, oltre tutte le domeniche, il 1 novembre, l'8 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 1 gennaio, il 6 gennaio, il 20 e 21 aprile, il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno. Alle festività nazionali si aggiunge la festa del Santo Patrono locale, se ricade durante il periodo scolastico ovviamente. Nel decreto regionale è inoltre indicata anche la sospensione dell'attività scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado nei seguenti periodi: il 2 novembre 2024, dal 23 dicembre al 7 gennaio 2025 e infine dal 17 aprile 2025 al 22 aprile. Restiamo in Sicilia, a Palermo, incontro tra i vertici della Regione e dell'ANCI, argomento sul tavolo l'aumento della Tari, il possibile aumento per i cittadini della Tari a causa degli aumenti dei costi di gestione e smaltimento dei rifiuti. L'avvio di un tavolo aperto con il Governo nazionale e in particolare col Ministero dell'Economia per sostenere la richiesta già avanzata dall'ANCI nazionale di un provvedimento legislativo che sposti dal 30 aprile al 30 giugno la scadenza per la presentazione del Piano Economico Finanziario, il cosiddetto PEF, documento con il quale i comuni stabiliscono annualmente le tariffe per la gestione dei rifiuti. Questa una delle proposte emerse a Palazzo d'Orleans a Palermo nel corso dell'incontro tra il Presidente della Regione, i vertici dell'ANCI Sicilia e i rappresentanti delle città metropolitane. Il maggiore costo sostenuto nel 2023 dagli enti locali per far fronte alla gestione dei rifiuti in situazione di emergenza, come denuncia l'ANCI Sicilia, mette a rischio la tenuta dei bilanci. Una criticità che, secondo l'Associazione dei Comuni, si traduce nella necessità di reperire circa 45-60 milioni di euro a copertura dei sovraccosti prodotti nel 2022-2023. L'alternativa sarebbe un aumento di circa il 30% delle tariffe della Tari. Per tentare di scongiurare questa eventualità, il governatore ha assicurato l'impegno della Regione a supportare la richiesta presentata da ANCI Nazionale e l'intenzione di intervenire a sostegno dei comuni siciliani con un contributo straordinario da inserire all'interno della prima manovra finanziaria disponibile. I rappresentanti dell'ANCI Sicilia hanno poi evidenziato che su 391 comuni dell'isola, 111 si trovano al momento in uno stato di dissesto o predissesto. È stata quindi manifestata la necessità di costituire un tavolo permanente tra Stato, Regione e comuni siciliani per analizzarne le cause e predisporre le adeguate azioni di contrasto. Il Presidente della Regione, Renato Schifani, ribadendo come l'efficienza amministrativa degli enti locali sia una priorità dell'azione di governo, ha ricordato l'impegno col quale sono state garantite ai comuni, nei tempi stabiliti, le risorse finanziarie relative alle prime tre trimestralità da destinare alle spese correnti per il 2024. Voltiamo pagina. Sport, tutto pronto a Catania in Piazza Università per domani dalle 9 alle 13 per l'edizione 2024 di Sport e Benessere. Servizio di Lucio Di Mauro.
La Domenico Sanfilippi, editore ed editrice del quotidiano La Sicilia, è promotore anche quest'anno del progetto Sport e Benessere, mirato a promuovere la cultura dell'attività sportiva già in età adolescenziale. Tutto pronto per questo ennesimo evento straordinario su Catania? Io vedo che ovviamente sport e benessere, mensa e in corpore sano. Adesso la Sicilia ovviamente è un punto di riferimento ancora una volta per questo evento. Metto assieme queste due cose perché voi sicuramente credete nel nostro territorio, ma credete anche sulla struttura morale e fisica dei nostri cittadini. Sì, per noi dice bene, la parola territorio è quella che è la chiave del nostro ragionamento su questa attività che è già arrivata al terzo anno e che vuole essere un collante tra il mondo dello sport, in questo caso il mondo della scuola, ma la città stessa, perché Piazza Università diventa una piazza di sport e quindi quella mattina è come se la città ricevesse un messaggio dell'importanza dello sport e il quotidiano della Sicilia vuole essere lo spunto, il tramite per riuscire ad arrivare a questo. A proposito di quotidiano della Sicilia, come si muove il nostro quotidiano, permettimi anche di dirlo, il nostro quotidiano nel nostro territorio? Sì, la parola nostra è la parola giusta, perché, ripeto, è un collante, è qualcosa che mette insieme gli enti, in questo caso del territorio, ma mette insieme i cittadini. E quindi come lo sport unisce, il giornale può essere un elemento di unione del territorio, di dibattito, di scambio di idee, ma anche di unione, di collante tra il territorio. Dopo il successo degli anni precedenti, Catania è stata scelta anche per questa terza edizione. Appuntamento mercoledì 17 in Piazza Università. Terza edizione, la festa dello sport. Mercoledì a Catania sarà veramente una festa dello sport aperta un po' a tutti. E poi ovviamente il CONI in primis è il protagonista. Sì, per questo dobbiamo ringraziare il Giornale Sicilia che ha messo fra i suoi eventi anche questa sportiva, Giornale Sicilia che la nostra storia, la nostra civiltà si mette anche a disposizione dello sport per offrire ai ragazzi delle scuole tutta la voglia, la possibilità di svolgere attività sportiva. Noi ovviamente siamo al fianco del Giornale Sicilia, collaboriamo in modo attivo per questa attività in una città che ormai è diventata una palestra all'aperto, una città che ha spazi per la sportiva importanti sia al centro sia in periferia per svolgere attività sia agonistica sia promozionale sia di inclusione sociale in una città che in questo momento viva con un gap sicuramente che esiste ma che si sta cercando di recuperare, quindi noi siamo molto attenti a tutte le iniziative che si svolgono sul nostro territorio. Ci spostiamo adesso a Giardini Naxos, dove il lungomare è stato inondato da 32 Ferrari dei club siciliani. Salvatore Marabello, esperto agli eventi del sindaco Giorgio Straguzzi. Oggi ci troviamo in compagnia dei bolidi per eccellenza dell'Italia. Ecco, quante Ferrari sono arrivate a Giardini Naxos, Marabello? Oggi sono presenti 32 Ferrari che vengono da tutta la Sicilia. Il capofila è il Club Ferrari Milazzo, a cui tengo veramente, dico tanto, perché Michele Macchi e Grazia Sinnoni, dico, si sono impegnati molto per questo evento sul lungomare di Giardini. Abbiamo fatto 2 giorni intensissimi. Quante persone sono arrivate per ammirare questi autentici simboli dell'Italia? Tantissime persone, turisti, non turisti, da tutta la parte della Sicilia. Tengo a precisare e ringrazio tutti i club della Sicilia, che sono veramente, dico, tanti, ma oggi veramente, dico, sono onorato di avere la loro presenza, perché ci hanno veramente portato cose belle sul lungomare di Giardini, tanti appassionati, tanti amanti, tante famiglie. Molti scatti alle Ferrari, dunque, Assolutamente. Marabello. La Ferrari è una cosa che piace a tutti, bambini, famiglie, persone grandi. Tifiamo ancora per la Ferrari in Formula Assolutamente 1. sì, perché il cavallino rampante, dico, è una cosa veramente, una realtà italiana. Si è svolto a Caltanissetta un incontro formativo organizzato dalla Conferenza Episcopale Siciliana. Si è svolto a Caltanissetta l'incontro di formazione delle consulte regionali degli uffici per la cultura, le comunicazioni sociali e la pastorale giovanile, organizzato dalla Conferenza Episcopale Siciliana. Il tema trattato: potenzialità e rischi del web per la pastorale quotidiana.
Questo il punto di partenza per un'attenta analisi dei fenomeni digitali. Presenti all'incontro il Vescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, Presidente della CESI, Don Gaetano Gulotta, Direttore dell'Ufficio Regionale per la Pastorale Giovanile e Don Arturo Grasso, Direttore dell'Ufficio Regionale per le Comunicazioni Sociali. In collegamento da remoto c'erano invece il Vescovo di Trapani, Monsignor Pietro Maria Fragnelli, Delegato dell'Ufficio Regionale per i Giovani e il Vescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto, Delegato Ufficio Regionale delle Comunicazioni Sociali. A condurre i due momenti formativi, Don Fortunato Di Noto, responsabile del Centro Ascolto Regionale della CESI, e l'Ispettore Luigi Lombardo della Polizia di Stato. Don Fortunato, fondatore e presidente dell'associazione Meter, che da 35 anni si occupa di intervenire in difesa dei minori, ha introdotto il primo dei due temi, l'uso dei social nella pastorale delle nostre realtà ecclesiali, vantaggi e svantaggi. Di buone prassi di prevenzione online e offline ha parlato invece il dottor Luigi Lombardo, ispettore della Polizia di Stato. Nel suo intervento puntuale e dettagliato ha riportato la sua esperienza personale. Gli spunti di prevenzione, ha dichiarato, sono sicuramente tanti, ma resta fondamentale conoscere la realtà del web in cui i giovanissimi vivono. Collocate a Gela le due opere realizzate dai detenuti del carcere Balate nell'ambito del progetto Fuori le mura. Le due opere di riparazione realizzate con materiali di scarto dai detenuti della casa circondariale di Gela sono state donate alla città, collocate nelle scalinate di via Scontrino e via Pietro Vasile. È lo step finale di un progetto più ampio, Fuori le mura, finanziato dalla Fondazione Con il Sud e guidato dalla cooperativa Prospettiva Futuro, in collaborazione con l'ufficio di esecuzione penale esterna di Caltanissetta Enna. È una bellissima giornata perché il punto di conclusione di una bella collaborazione, molte persone che hanno si sbagliato ma che hanno voluto restituire alla comunità di appartenenza un'opera della riparazione. Queste due opere così belle che guardano verso il mare sono un simbolo di un progetto che per fondazione è un successo. Abbiamo regalato un po' di bellezza a Gela. Le attività di arte terapia guidate dallo psicoterapeuta Giovanni Quadro e dall'artista Luigi Giocolano hanno permesso ai detenuti di sperimentare la trash art. Richiamano il processo di elaborazione dell'errore, della presa di coscienza di qualcosa che si è fatto e che va riparato, e va riparato attraverso un gesto di restituzione. Un'esperienza che incarna perfettamente il principio della giustizia riparativa. Non serve soltanto reprimere e punire, ma prestare attenzione alle persone oltre che al reato. Un percorso è possibile e noi magistrati dobbiamo crederci assolutamente. Un progetto che a noi magistrati fa veramente piacere, perché risulta essere come un completamento del nostro lavoro. È un risultato assolutamente conducente a quello che è la risocializzazione e l'opera di rieducazione che tutti gli operatori penitenziari devono portare avanti. È stato un piacere aprire le porte dell'associazione, perché è stato un modo anche per creare nuovi legami, nuove relazioni. A Siracusa si è conclusa la 3 giorni dedicata agli Stati Generali del Cinema, servizio di Lucio Di Mauro. Sono conclusi al Castello Maniace di Siracusa, sull'isola di Ortigia, gli Stati Generali del Cinema, promossi e organizzati dalla Regione Siciliana tramite l'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione con il Ministero del Turismo ed Enit, per il primo verticale del turismo. L'obiettivo è stato quindi di coinvolgere attraverso processi di partecipazione attiva associazioni professionali, istituzioni culturali e altre organizzazioni rilevanti nel processo decisionale, per garantire una collaborazione efficace tra il settore privato e il settore pubblico nel raggiungimento degli obiettivi comuni.
Ma la Sicilia secondo me è un set aperto e vuole dimostrarlo con questa iniziativa fortemente voluta dal mio governo e dall'assessore Elvira Amata. Ascolteremo, creeremo questo momento di dibattito e di confronto, non sottolineando poco il fatto che la Sicilia è pronta anche ad aiutare la formazione dei produttori cinematografici e degli attori. Abbiamo un clima, abbiamo dei set che da soli, come quello di oggi, sono già autonomi nel presentarsi a insediamenti cinematografici e realizzazione di film. Abbiamo investito più di 20 milioni su questo settore, ne investiremo in questa finanziaria recente 5 milioni chiestimi dall'assessore Amata, proprio per realizzare un progetto, quello che avevo già detto in campagna elettorale. La Sicilia deve diventare non soltanto polo attrattivo per produzioni cinematografiche, anche con degli eventuali incentivi anche per la formazione, ma effettivamente la storia parla da sé. Macari, altre grandi produzioni, il commissario Montalbano sono arrivate autonomamente e spontaneamente. Allora perché non stimolare invece ulteriori interessi attraverso l'iniziativa politica che stiamo assumendo? 3 giorni di dibattiti, talk e tavole rotonde con oltre 200 autorevoli rappresentanti di tutto il settore del cinema italiano. L'appuntamento si è concentrato su argomenti chiave come il tax credit, il turismo legato al cinema e l'espansione internazionale, con l'intento di istituire e alimentare un centro di ricerca sulle dinamiche e sulle prospettive del settore audiovisivo. Siamo con Antonio Chiaramonte, produttore cinematografico, presidente di CinemaSet. Ci troviamo a Siracusa per gli Stati Generali del Cinema. Antonio, come hai visto questo evento, questa rassegna straordinaria dove ha focalizzato anche gli addetti ai lavori? Ma innanzitutto è stato un incontro veramente molto interessante per il cinema, non solo per il cinema siciliano ma anche per tutto il cinema ovviamente italiano nostro. È interessante dove si sono toccati degli argomenti che possono ovviamente nuovamente incentivare le produzioni audiovisive. E questi incontri sono indispensabili soprattutto per le produzioni indipendenti che hanno bisogno di avere questi supporti. Molto interessante, e mi auguro ovviamente che questi stati generali, chiamati così, del cinema possono ripetersi negli anni successivi. La tua presenza è importante qui perché tu sei riuscito a portare il vero cinema, il nuovo cinema nel nostro territorio, in Sicilia, la tua terra e soprattutto a Catania. Ma io sono felicissimo di questo, non dico traguardo perché per me non esiste mai un traguardo, e sono felice che ovviamente molte produzioni cinematografiche stanno cercando di realizzare prodotti soprattutto su tematiche sociali, che è quello che a noi importa al di sopra di tutto. Era questa l'ultima notizia, questa edizione dell'informazione di Spazio Notizia si conclude qui. Grazie per averci seguito.